Allora, buonasera, grazie. Ringrazio l'ambasciatrice per l'ospitalità in questa bellissima ambasciata e anche per aver organizzato questo incontro che per me era molto importante. È un incontro che è stato svolto accogliendo un invito che mi era stato proposto dal ministro Darmanin, a cui annettevamo molta importanza, e ho avuto la soddisfazione di riscontrare che, insomma, anche i contenuti del nostro colloquio sono stati molto positivi. Ho potuto riscontrare, come non avevo dubbi, che c'è anche da parte francese la volontà di lavorare con l'Italia. Ovviamente parla di dossier che riguardano il Ministero dell'Interno, di lavorare con l'Italia, di fare un proficuo lavoro con l'Italia su versanti di comune interesse, che sono quelli ovviamente della prosecuzione sul rafforzamento della nostra cooperazione di polizia, ma anche e soprattutto sui temi migratori, inutile nascondere, che sono stati tanto al centro delle discussioni che abbiamo condiviso nei mesi precedenti. Ci sono unità di intenti, ci siamo reciprocamente ripromessi di avvicinare azioni e posizioni che negli ultimi tempi non ci avessero allontanato, ma insomma ci avevano visto su posizioni di differenziazione. Parlo per esempio su quello che è i ricollocamenti delle persone che arrivano, che sbarcano sulle coste italiane, parlo per esempio dei cosiddetti ritorni di Dublino, i movimenti secondari, quindi temi che apparentemente fanno considerare due paesi come Italia e Francia su posizioni di interesse differenti, ma in realtà, come immaginavo, invece oggi abbiamo condiviso propositi e progetti di lavoro congiunto molto interessanti, molto importanti, addirittura fino ad immaginare, probabilmente è un proposito che riteniamo di poter attuare entro il mese di marzo, di poter anche svolgere missioni congiunte, io e il mio collega francese, Gérard Darmanin, in paesi che sono di fondamentale importanza come Tunisia e Libia, per esempio, e anche altri. Quindi, questo proprio per dare anche la visibilità di un'azione e quindi di posizioni comuni. Noi come Italia e Francia, ma se del caso condividendo queste progettualità anche con altre componenti importanti del contesto europeo, paesi importanti come la Germania, la Commissione europea e quant'altro. Ma intanto condividere la necessità di lavorare insieme, di condividere interessi comuni, posizioni comuni e quindi possibilità anche di fronteggiare problemi gravi, epocali, con metodologie ed intendimenti condivisi e comuni. Tutto qui, poi se nel dettaglio ritenete di chiedere per qualche domanda. Parto dalla seconda. Allora, per quanto riguarda i dossier che riguardano i ministri degli interni, come dicevo, appunto, il rafforzamento è possibile allineando quelle che sono le visioni, le strategie e quindi anche la condivisione di metodologie di azioni. Per esempio, uno dei temi molto importanti a cui abbiamo accennato una discussione, abbiamo intrapreso una discussione, è quella di condividere procedure per rimpatri più efficaci, insomma, più numerosi, più adeguati a quelle che sono i problemi che l'Italia e la Francia hanno da questo punto di vista. E quindi sicuramente questo si può fare, ecco, noi ci siamo accordate anche su un metodo di condividere a partire già dai prossimi giorni la condivisione con le nostre rispettive delegazioni, cioè quindi un tavolo operativo che traduca adesso queste manifestazioni di intenti che abbiamo condiviso in una vera e propria agenda da sviluppare, come dicevo, da qui a già le prossime settimane, mettendo insieme punti comuni di azione, luoghi e momenti in cui portarle avanti, missioni comuni e quindi tutto quello che, ecco, può dare il segno visibile ma anche la sostanza di una cooperazione rilanciata e rafforzata. Per quanto riguarda invece la prima domanda, io penso lei si riferisca a quelle espressioni io stavo, in cui ho visto rimbalzare delle cose. Guardi, dispiace molto che in questo momento di una vera e propria tragedia, ecco, una grande tragedia che credo io abbia voluto, come era doveroso, testimoniare la sensibilità mia personale di tutto il governo, anche ieri a Cutro, in un contatto diretto con i luoghi e con le persone che si erano occupate di questa grande tragedia. Credo tragedie come queste meritino, impongano un grande rispetto nei confronti delle vittime e questo sicuramente è una postura e delle
scelte verbali adeguate da parte di chiunque, da parte soprattutto di chi ha incarichi di governo, a partire dal sottoscritto, però trovo vergognoso che esista un livello così alto di strumentalizzazione, di tragedie così grandi per mettere in discussione quelli che sono poi dei principi su cui si dovrebbe poter discutere liberamente. Io credo sia stata messa in discussione la posizione del governo, e mia in particolare, sul dire che le partenze andrebbero fermate, quasi come se invece altri volessero imporre la rassegnazione degli arrivi incontrollati. Io, ecco, se questo viene messo in connessione alla disperazione delle partenze, voglio segnalare che questo è un governo che, sin da quando si è insediato, ha fatto delle cose concrete nella considerazione della reale disperazione delle persone. Abbiamo realizzato corridoi umanitari già per 617 persone, un numero che, preso in proporzione ai mesi in cui siamo in carica, non ha eguali e precedenti almeno 10 anni ad andare indietro, e non c'è nessun paese europeo che fa cose del genere. Abbiamo rinnovato accordi sui corridoi umanitari con istituzioni come Sant'Egidio, le chiese evangeliche, per rinnovarli, rilanciarli e ampliarli. Abbiamo fatto in 2 mesi un decreto flussi con 83.000 quote concesse sui flussi regolari. Quindi abbiamo dato dimostrazione concreta di volerci, noi sì, veramente, concretamente e realmente, non sulle parole vuote, attestarci su quella che è la considerazione della disperazione e del bisogno delle persone. Se noi facciamo, e lo ribadisco, appello mondiale, quindi anche un'istanza culturale, mondiale, di dire fermatevi, vi veniamo a prendere noi, e perché riteniamo che la commistione delle partenze tra chi è realmente disperato e chi non lo è e chi arriva per altri motivi fa sì che a) succedono queste tragedie come abbiamo visto ieri, e due) poi ci sono commistioni di arrivi che non rendono evidente quelle che sono le reali condizioni di chi realmente scappa da condizioni di disperazione. Quindi la risposta che le do è che noi ribadiamo quella che è stata la posizione del governo, riteniamo che la speculazione che si faccia sull'uso di certe parole, insomma su alcune espressioni, decontestualizzando, non è la prima volta che mi capita, e lo trovo un po' così puerile e molto limitato per chi esprime questo tipo di polemiche, perché vuol dire che anziché andare a vedere politiche, fatti concreti, azioni concreti, ci si ferma alle parole. Se ci si ferma alle parole vuol dire che tutto il resto va bene e non si è in grado di commentarlo. Poi? Ho due domande anche io. La verità è il giornale, non per la verità. Ecco. Non oserei. In questi giorni qua in Francia ha fatto molto discutere le parole del presidente tunisino Saied, che ha detto di dover prendere delle misure urgenti, cito, contro l'immigrazione clandestina che viene dall'Africa subsahariana, perché questa, secondo lui, sarebbe fonte di, cito, violenze, crimini e atti inaccettabili. Queste parole hanno suscitato le proteste, insomma, di una parte del mondo politico francese, ma anche del Presidente dell'Unione Africana. Lei ha parlato poco fa del fatto che con la Francia potreste incontrare dei partner nel Nord Africa. Pensa che l'Italia, dal suo punto di vista, potrebbe avere una sponda in Tunisia, per esempio? E la seconda domanda è... questi incontri con i partner nel Nord Africa avranno anche un riflesso di qualche tipo alle frontiere franco-italiane, che restano ancora piuttosto sigillate dal lato francese? Guardi, per quanto riguarda la possibilità implementare quelle che sono le relazioni che abbiamo creato con questi paesi, e lei ha citato la Tunisia, noi siamo stati, credo non più di un mese fa, sono stati insieme al ministro Tajani, e quindi le dico di sì, chiaramente, e quindi anche avere l'opportunità di rafforzare questo rapporto con paesi come la Francia, quindi presentarci insieme anche in Tunisia, sicuramente sì. La Tunisia, io sottolineo che è un paese che ritiene di subire a sua volta i processi migratori incontrollati e le conseguenze degli stessi, e quindi sulla necessità di fare qualcosa per fermare questa situazione, abbiamo già a livello di manifestazioni di intendimenti già un buon livello di accordo. Chiaramente poi c'è una situazione generale per cui la Tunisia merita un sostegno, e sicuramente condividerlo con la Francia potrà essere foriero di risultati maggiori, sicuramente. L'altra domanda era... Per le frontiere franco-italiane fa parte del pacchetto complessivo su cui abbiamo
parlato col ministro Darmanin e sicuramente sono ricomprese. È la solita questione movimenti primari e movimenti secondari. Abbiamo sicuramente condiviso e siamo consapevoli che la Francia subisce con numeri importanti problemi per quanto riguarda i cosiddetti movimenti secondari, che quella sigillatura, come lei ha voluto dire, della frontiera vuole in qualche modo curare. Sono sicuramente un aspetto del problema. Noi rinnoviamo, ho rinnovato al ministro dell'interno francese ogni disponibilità a proseguire e a rafforzare quell'azione, anche per la visibilità che ha della comunanza, diciamo, no, di interessi e di visione che abbiamo con la Francia. È evidente che abbiamo condiviso altresì che allorquando dovessimo avere benefici sul controllo dei movimenti cosiddetti primari, il problema dei movimenti secondari subirà un'attenuazione e quindi addirittura, se Dio vorrà mai, insomma, anche una totale risoluzione. Altro? No, no, io ho detto, adesso questa è una fase particolare per cui l'Italia, ONG, il decreto ONG che come nella semplificazione giornalistica è stato presentato, e la Francia per parte sua su una legge dell'immigrazione che è in discussione credo di questi tempi qui in Francia, sono impegnate ad accompagnare appunto queste azioni con una ridefinizione, una rifinitura di quello che è l'impianto normativo dei rispettivi paesi. Non è stato fatto un accenno preciso, non mi è stato chiesto, né è stato necessario farlo. Credo che lo sviluppo di questa cooperazione rinnovata con la Francia possa prevedere, anche per una questione di contesto e di cornice europea, un confronto anche su quelle che potranno essere le ridefinizioni normative, ma soprattutto di normative europee, penso al sistema di asilo per esempio, quindi di tutto quello che ruota intorno alle normative europee che in qualche modo condizionano le legislazioni dei due paesi, però al momento non è una delle cose che insomma nell'operatività del tavolo che abbiamo impiantato penso che sarà in una fase successiva oggetto di lavoro congiunto.